Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo flight controller ideale per droni FPV. Si tratta del CL Racing F4 e all'interno della confezione troviamo la scheda e due gommine antivibrazione di scorta. Come suggerisce il nome, il processore di questa scheda è un F4, mentre il gyro è un MPU 6000. Con questo flight controller possiamo impostare 8K di gyro e PID loop, più tutte le feature che vogliamo e rimanere sempre sotto il 10% di utilizzo della CPU. Sui quattro lati notiamo dei gomini che isolano il giroscopio dalle vibrazioni causate dai motori. Sempre nei quattro lati abbiamo i pad degli ESC, infatti questo flight controller è un IO, cioè ha la PDB integrata. Quindi possiamo collegare direttamente la lipo alla scheda, le batterie supportate sono da 2 a 6 celle. Su questo lato abbiamo la porta USB e il tasto boot che serve per fare l'aggiornamento firmware. Per le procedure di aggiornamento potete seguire la mia guida cliccando la scheda in alto a destra o in descrizione. Nella parte superiore abbiamo i pad CAM S, CAM più e CAM meno, dove andrà collegata la videocamera FPV. Vi ricordo che il pad CAM più fornisce una tensione di 7.6 V. Nella parte inferiore andrà collegata la VTX. Abbiamo VTX S per il cavo segnale, VTX più e VTX meno. Anche il pad VTX più fornisce una tensione di 7.6 V. Poi abbiamo GND, 5V e LEDS. Questi tre pad sono l'ideale se volete collegare una striscia LED. In alternativa, se non usate i LED, potete rimappare il pad LED S con una soft serial TX, in modo da collegare lo smart audio della VTX. Nella parte posteriore della scheda notiamo subito il lettore di micro SD. In questo modo possiamo registrare tutti i log della black box che ci servono senza preoccuparci dello spazio. A fianco notiamo il chip dell'OSD, grazie al quale possiamo visualizzare direttamente sugli occhiali FPV tutte le informazioni che ci servono durante il volo, come tensione della batteria, segnale RSSI e tanto altro. Nella parte inferiore abbiamo i due pad per collegare la batteria e la porta WART 4, completa di RX e TX. La parte superiore è dedicata alle riceventi. Abbiamo il pad S-Bus per l'FR Sky e il pad SAT per le Spectrum o Fly Sky. Come vediamo qua sotto, su Betaflight dobbiamo attivare Serial RX nella porta WART 6 o WART 1, a seconda del tipo di ricevente che colleghiamo. Qui a fianco abbiamo i pad 5V e GND per collegare alimentazione terra della ricevente. Il pad Tele è un pad TX con inversione, quindi possiamo collegare lo Smart Port o l'F Port delle riceventi FR Sky. Il pad 3.3V serve per alimentare le riceventi Spectrum, mentre il pad PPM serve per collegare le riceventi con questo protocollo. In conclusione, possiamo dire che questo flight controller è indicato per chi vuole fare delle build racing o freestyle e non ha bisogno di collegare troppe periferiche come GPS o altro. Infatti, anche se abbiamo 4 porte UART, i pad sul flight controller sono limitati e l'unica UART completa è la UART 4. Il layout della scheda è ben studiato, con i pad per la camera sopra e quelli per la VTX sotto. Ritornano comodi anche i pad per collegare gli ESC singoli, ma se avete dei 4 in 1 non ci sono problemi e collegate solo i cavi segnale nei relativi pad. Buona anche la presenza di un pad dedicato alla telemetria per le riceventi FR Sky, che all'occorrenza possiamo usare anche per F-Port. La disposizione dei pad ricevente sul fondo della scheda però non mi convince e se nel caso la vogliamo cambiare dobbiamo smontare tutto. L'OSD integrato ormai è una caratteristica standard nei flight controller con Betaflight, mentre il lettore di micro SD è un'aggiunta interessante per chi vuole registrare i log della black box. Questa era la mia recensione del flight controller CL Racing F4. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.